Assalamu alaikum. Welcome to our channel Food Capture. Dal 1482 al 1499, Leonardo da Vinci si trova a Milano, alla corte di Ludovico il Moro. Questo spazio è immediatamente confinante con le stanze private del duca, e proprio qui il duca Ludovico Maria Sforza si sarà certamente incontrato più volte con Leonardo per discutere delle decorazioni da realizzare sulle pareti e sulla volta. A partire dalle linee architettoniche della sala, Leonardo progettò un maestoso padiglione fatto di rami intrecciati l'uno con l'altro. Questi si sviluppano a partire da grandi tronchi che scandiscono come fusti di colore lo spazio architettonico. Il 21 aprile 1498, il cancelliere ducale Gualtiero da Pascale informava Ludovico il Moro che Leonardo si apprestava a lavorare alla decorazione della sala dalle asse, cioè dalla torre, e che il magistro Leonardo promette finirla per tutto settembre. Nel 1499 il ducato di Milano venne conquistato dalle truppe francesi. Iniziò un periodo di decadenza per il castello, che successivamente fu addirittura trasformato in castello. Leonardo abbandonò Milano lasciando incompiuta la sua opera. Gli ambienti dell'appartamento ducale furono destinati a stalle e le decorazioni ricoperte di sottili strati di calce bianca, detta sciarpa. Nei secoli successivi, a causa delle dominazioni straniere, il castello divenne una vera fortezza, con funzione difensiva, e le decorazioni della sala vennero dimenticate fino alla fine dell'Ottocento. Nel 1893, quando l'architetto Luca Veltrani stava eseguendo importanti lavori di ripristino del castello, l'opera di Leonardo era dunque interamente coperta da calce bianche. Grazie alle indicazioni dello studioso Paul Müller-Barth, furono eseguiti dei saggi per cercare la pittura di Leonardo, che emerse sulla volta e sugli monumenti. Purtroppo, questo tipo di intervento risultò distruttivo, al punto che il pittore e restauratore coinvolto, Ernesto Rusca, ripinse completamente la decorazione sulla traccia di quello che era rimasto. Negli anni 50 le ripinture di Rusca venivano parzialmente alleggerite da bottoni della rotta, tentando di riportare la sala alla situazione originale. Qualche traccia dell'intervento di Rusca è ancora visibile. Nel nuovo allestimento vennero lasciati a vista i resti del disegno preparatorio sull'angolo nord, che da quel momento verrà chiamato monocromo. Il monocromo è stato oggetto di un restauro tra il 2013 e il 2015. Durante questo intervento, con grande sorpresa, si scoprì che i resti di disegno preparatorio non erano concentrati solo nell'angolo nord. Attraverso saggi di rimozione della calce, svolti in corrispondenza di altre zone di un tono continuo sulle pareti, sono emerse diffuse tracce di disegno sottostante. Quanto è emerso da sotto la stesura di casa fino ad arrivare a esiti di grande complessità. Leonardo costruisce alberi e rocce partendo da un segno semplificato, la stessa tecnica che ha usato nel monocolo. Una piccolissima ma complessa allegoria, disegnata da Leonardo e detta dello specchio solare, comprende tutti gli elementi naturalistici che sono affiorati sulle pareti della sala delle assi, dal gesso in alto al centro, con le nodose radici che si insinuano nel terreno e lungo le zone, come nel monocromo, alle stratificazioni rocciose che ebbero grandissimo successo nelle rappresentazioni naturalistiche del tempo, tanto da ritrovarsi anche i disegni del tedesco Dürer e del fiorentino Piero di Cosimo. Gli alberi disegnati da Leonardo e dalla sua scuola nascono con tronchi nodosi e pieni di asperità e si ripongono poi in rami sempre più sottili. I rami, che si assottigliano man mano che si allontanano dal tronco principale, richiamano il sistema di vasi che si dibattono dal cuore in un suggestivo e dettagliato disegno di anatomia di Leonardo. Stupisce anche l'aderenza del segno grafico nel tratteggio orizzontale con cui Leonardo costruisce sia la forma dei vasi sanguigni che quella dei rami alberati. L'angolo del monocromo è ricco di sorprendenti dettagli naturalistici che trovano evidenti corrispondenze nell'opera grafica di Leonardo, come il celebre disegno con l'anemone e la tarantula. like, share, comment and subscribe to Food Capture.